isometriche o i georadar che utilizziamo, abbinati ovviamente alla tecnica investigativa. Però vi dico che questa metodologia, e lo avete visto probabilmente dalla sigla, ci sta portando a trovare rifiuti anche dove i collaboratori di giustizia non ci hanno mai detto niente, perché questo ce lo dobbiamo dire. Perché una democrazia che dipende dai collaboratori di giustizia mi sembra limitata. A me sta benissimo, è un male necessario. E io, badate bene, mi chiamo collaboratore di giustizia come tutti in questa sala, e non pentiti, perché il pentitismo è un'altra cosa. Andiamo in una chiesa e parliamo di pentitismo, qua parliamo di collaboratore di giustizia. Il collaboratore di giustizia firma un contratto con lo Stato, io ti do qualcosa e tu me ne dai un'altra, punto. Quindi se quel collaboratore di giustizia mi dice una cosa, io la vado prima a verificare, parlo del mio campo, la vado prima a verificare con queste metodologie investigative nuove, le abbiamo elaborate da quando abbiamo iniziato i sequestri, un anno più o meno, e dopo vado a scavare, se no creo una dipendenza dal collaboratore di giustizia, non va bene. Quelli che abbiamo trovato sono tutti fuori dal collaboratore di giustizia, tant'è vero che sono in procura ordinaria, sono la sezione ambiente della procura ordinaria di Napoli, la dottoressa Esposito e il presidente Fragliasso, la stessa sezione dove il dottor De Chiara, io ho avuto l'onore di collaborare con lui negli anni scorsi, ha presieduto fino a quello un anno fa, Vedete, questo è significativo, cioè noi ce la possiamo fare anche senza i collaboratori, che non vuol dire che non ci debbano stare. Bene, il ruolo delle forze di polizia, parliamoci chiaro, nel momento in cui io come forza di polizia individuo il luogo della discarica, faccio emergere il rifiuto, lo caratterizziamo e lo mettiamo in sicurezza, e poi sulla filiera criminale individuiamo chi è il colpevole, e vi dico che sono tutti fascicoli contro noti, guardate che non è poco, sono tutti fascicoli contro persone note, vi dico anche di più, alcuni hanno già confessato davanti al PM, chiaro che voglio dire, per cui voi che conoscete bene la norma significa che sono incastrati. Questa è la realtà, l'hanno confessato quello che hanno fatto. E vi dico ancora di più, alcuni non sono soltanto dei poveri, tra virgolette, ignoranti, no, sono istruiti. E alcuni sono anche medici, e non vi dico di più. Alcuni sono anche medici di quelli che hanno fatto gestione illecita dei rifiuti. Io non so come vanno a dormire la notte questi. Però il nostro ruolo, e non mi permetto di interpretare il ruolo dell'autorità giudiziaria, ma il nostro ruolo di investigatore poi finisce là. Io non posso andare oltre. Intendo dire che non posso supplire, non io come persona, io come forze di polizia, non potrò mai supplire a ciò che deve fare un'altra parte della pubblica amministrazione, che è quella che si deve occupare delle bonifiche. Perché guardate, e chiudo veramente per definire i tempi, ma anche centrare l'argomento. Non vi fate prendere in giro, non è vero che le bonifiche non si possono fare, è una corbelleria, non è vero, si possono fare, c'è un tempo tecnico, ci sono studi, ma non è vero che non si possono fare, le bonifiche si possono fare in modi diversi, ovviamente parlo delle bonifiche del territorio, perché se la politica non mi permette di intervenire, faccio l'investigatore. Io trovo i fusti. Quella si può fare, non ci facciamo prendere in giro. Magari si potrebbe, e con l'aiuto della politica, ecco, si potrebbe tirar giù delle norme che ci consentono, per esempio, di agevolare la ricerca di queste risorse per fare le bonifiche. Voglio pensare a tutte le sanzioni amministrative del codice dell'ambiente, quindi parliamo di amministrative, che oggi finiscono sparpagliate negli enti locali, provincia, comune, regione, a seconda delle competenze, principalmente le province e regioni del 70%, e che non finiscono in un fondo vincolato per le bonifiche, no, finiscono nel bilancio dell'ente, magari
alla sensibilità dell'ente finiranno pure per le bonifiche. Ma se